E partiamo dall'Ariete, un sabato da leoni. Qualcosa di piacevole accaduto ieri continua a farvi sorridere. Riceverete messaggi a ritmi incalzanti, insomma, siete gettonatissimi. Toro, approfittate di questa giornata per concedervi un po' di meritato relax. Accantonate i pensieri, spegnete il cellulare e dedicatevi agli hobby. Una passeggiata all'aria aperta o per le vie della città vi ritemprerà nel corpo e nello spirito. Gemelli, influenze affettuose mettono una pezza sui vostri bisticci con il partner. Spiegazioni chiare e sincere alleviano i morsi pungenti della gelosia. Per chi lavora, date il massimo nella professione. Cancro, riflessivi ma resti a prendere decisioni, attraversate una fase di introversione, utile però per mettere bene a fuoco le vostre priorità attuali. Cercate di guardare oltre il futuro più immediato. Leone, da oggi potrete disporre di buoni argomenti per convincere i clienti, i dipendenti e persino i figli un po' ribelli. L'energia per affermare il vostro punto di vista non vi mancherà. Vergine, distratti e sfasati come siete, correte il rischio di incappare in dimenticanze ed errori. Se malgrado il sabato dovete lavorare, cautelatevi. L'ambiente vi va stretto, i familiari pretendono? Provate a difendere a spada tratta le vostre posizioni. Bilancia, incontri interessanti a un party, scambi stimolanti sotto il profilo intellettuale, momento perfetto per acquistare riviste, andare a teatro, a un cineforum, ma anche per cambiare look. Scorpione, occhio alle distrazioni, concentratevi di più, perché rischiate di essere ripresi dai vostri superiori e di far scoprire qualche vostra mancanza. Potreste anche fare sogni premonitori stanotte. Sagittario, ancora una giornata in cui farete surf sulle onde di correnti emotive contraddittorie. Cambiamenti a tutto campo, anche se più virtuali che concreti. Capricorno, oggi avete difficoltà a concentrarvi, l'attenzione è incostante e vi applicate con pigrizia alle occupazioni abituali. D'accordo, è sabato e potete permettervelo, però un pizzico di attenzione in più non guasterebbe, soprattutto sul lavoro. Acquario, fortuna nei viaggi, nei colloqui di lavoro e sui banchi di scuola. Incontri, spunti ed esperienze avventurose e stimolanti. Zeppo di belle sorprese il fronte amoroso. Pesci, per star dietro alla sequenza di cambiamenti e di stop and go è naturale che vi giri la testa e che le vostre idee non trovino sempre sbocchi pratici. Anche se fatta in completa buona fede, una critica vi ferisce a fondo.